Prova tu ad estrarre la spada. Ci proverò. Non c'è altro da fare. Ce l'ha fatta! Ha estratto la spada! È un prodigio! Ho estratto la spada. Non credo ai miei occhi. Ma Relavik, deve esserci qualche trucco sotto. Arrestate quel ragazzo! Silenzio! Il Signore non permette questo sacrilegio nel luogo dedicato a lui. Deve essere rispettata la sua volontà. Potrà sembrare strano, ma tutto si è compiuto secondo la sua volontà. Il padre del ragazzo non sono io. Suo padre era il defunto Reuser, signore del castello di Camelot. Cosa? È assurdo! Artù è morto carbonizzato nell'incendio del castello di Camelot 12 anni fa! No, mio signore. Merlino, un profeta, lo ha portato in salvo e lo ha lasciato in casa mia affidandolo a me perché lo allevassi. E mi era stato proibito di parlarne finché non avessi ricevuto un segno della volontà divina. È impossibile prestarti fede senza alcuna prova. Il principe dovrebbe avere un segno che ricorda l'emblema di famiglia sulla spalla sinistra. Oh. Sei ritornato dall'inferno. Questo è un segno del cielo. Il principe Artù ha un segno sulla spalla sinistra, l'emblema della sua famiglia. Rendiamo onore al principe! Tu sei il principe Artù? Questa è tutta un'impostura! Salutiamo il principe Artù! Evviva il principe Artù! Principe Artù! Evviva il principe Artù! Evviva il principe! Evviva il principe! Evviva! Io non so che dire. Se quel ragazzo è davvero il principe Artù, dovrò eliminarlo. A qualsiasi costo. Ma allora non è tutto un sogno. Principe, aspetta! Questa sacra spada è mia. Evviva il principe!